Io penso che oggi come oggi siamo in Italia e siamo in Europa, allora dobbiamo essere tutti una famiglia, se si vuole, non ci deve essere separazione. Però sia dal nord che al sud dobbiamo essere tutti. Io ho detto sempre, anche per quanto riguarda anche i contributi o gli assessori o i consiglieri regionali, devono essere dappertutto uguali. Non può essere che una regione c'è una paga, a un'altra regione come in Sicilia ne prende due volte. Sì, però lei sa, senatore, che il Trentino Alto Adige ha una minoranza tedesca, no, dentro la sua regione, per cui c'è anche un motivo storico, diciamo, una potenza tutrice come l'Austria, per cui noi abbiamo un'autonomia speciale. Quella ce la volete togliere o no? Ich kann das auch auf Deutsch sagen. Cioè, io capisco prima che non eravamo in Europa, ci mancherebbe, quello era normale perché era i confini, ma se adesso siamo tutti fratelli e sorelle, diciamo, ci dobbiamo solo volere bene, sia al nord che al sud, dobbiamo essere solo una famiglia. Quindi... E questo anche in base anche all'Europa. Io non condivido questa, io ho sempre detto che bisogna fare gli Stati Uniti d'Europa, perché con l'Unione Europea non è possibile che la Germania ci comanda o la Francia ci dette legge o la Merkel ci dette legge. Noi siamo in Europa, se siamo in Europa vogliamo avere gli stessi diritti che ha la Germania, gli stessi diritti lo dobbiamo avere noi come Italia. Quindi autonomie speciali è meglio che non ci siano, secondo lei? Io dico la mia, posso... Certo. Io dico una cosa mia personale, che io vedo che dovrebbe essere tutto uguale, come la stessa cosa in Europa, deve essere tutto uguale, e non può essere, se no l'Europa perché? Io penso che ci sarà un benessere per tutti quando si fa gli Stati Uniti d'Europa, dove c'è l'IVA, si paga in Italia diciamo il 22%, bene, ma si deve pagare tutti in altri paesi il 22%. La paga deve essere anche uguale in tutti gli Stati Uniti d'Europa, perché dopo vediamo chi è la competenza più brava. Dopo sono sicuro che noi italiani, con la nostra savoir-faire, ma anche col nostro impegno, con la nostra cultura, batteremo tutti il resto. Ecco, dopodiché invece il Trentino l'ha aiutato con la Corea del Nord per un rapporto commerciale importante. Sì, adesso c'è in Trentino Alto Adige, già la scorsa settimana hanno firmato un accordo di 100.000 piantine di mele che io personalmente ho pubblicizzato, perché hanno una grande piantagione di mele fatto dal papà di Kim Il-sung, del maresciallo che oggi governa quel paese. Ho pubblicizzato, mi sono permesso di parlare bene del Trentino, perché io diciamo conosco i trentini, c'era l'associazione Trentino anche in Svizzera, siete dei grandi lavoratori come noi abruzzesi, siamo umili e lavoratori, e mi sono permesso di pubblicizzare anche tutti i prodotti del Trentino, specialmente nelle mele, e la scorsa settimana si è già fatto un primo contratto di 100.000 piante. E il problema dei diritti umani come la mettiamo in Corea? Ma guarda, il problema dei diritti umani, piano piano questo ragazzo, questo giovanotto si sta un po' aprendo. Perché questo? Perché lo scorso anno sono stati 20 calciatori vicino a Corciano, vicino Perugia, che sono venuti a giocare perché gli piace la tecnica al nuovo leader, piace lo sport e piace il gioco di calcio italiano. E 20 sono andate a Barcellona. Adesso, proprio la prossima settimana, ritornano 15 calciatori da 16 a 17 anni che sono dei veri talenti e sono lì vicino a Perugia. Io penso che questa è già una prima apertura. Penso che se un dittatore lascia partire questi ragazzi per fare sport, per imparare il calcio, la tecnica italiana, io penso che questo è un'apertura, e meno male che si sta aprendo, e questo può essere un bene per tutto il mondo, perché bisogna sempre dialogare. Col dialogo si risolve tutto, con le bombe non si risolve niente.